Com verdade, né? Vamos tomando com verdade e não só tomar sem saber, né? Perché stiamo quindi tomando in verità con la verità e non senza sapere quello che stiamo facendo. E dentro desse caminho espiritual da floresta, isso facilita muito, né? E dentro il cammino spirituale della foresta, questo ci viene facilitato, è molto facilitato. Facilita para nós cada vez evoluir, não ficar no mesmo padrão, né? Sempre evoluir pouco a pouco, né? Ci facilita perché ci fa evolvere un poco alla volta, non ci fa restare sotto un unico padrone. E assim ajuda a nós curar, né, as nossas dores, né, nossas questões, nossas o que nós procura, né? E nello stesso tempo ci aiuta a curare i nostri dolori. E quello che è legato, che ha procurato i nostri dolori. Então, é isso, as medicina da floresta ensina para nós, né? A medicina da floresta sempre ensinou que nós não devemos usar de qualquer forma e em qualquer lugar, né? È questo che la medicina della foresta ci ha sempre insegnato, che non possiamo utilizzarla qualsiasi forma e in qualsiasi momento. E aqui eu queria fazer esse compartilhamento com vocês, porque estamos aqui nesse terra, né? Incrível, né? De muita força, né? De muito conhecimento. Lui vuole condividere con noi, parlare di tutto questo, proprio perché siamo in questa terra che ha insomma, un potere grande. Tudo. Então, assim, começando uma historinha, né, que é como surgiu a nossa medicina ayahuasca. E così, cominciando con una piccola storia di come è nata l'ayahuasca. Dentro da nossa história Runicuin. All'interno della storia Unicuin. E desde nossos tempos, né, assim, de se chamamos humano, né? Ancora prima di essere chiamati umani, quindi in tempi remotissimi. Os primeiros surgimentos do humano se deparou com ele mesmo, né? Assim, como eu nasci e daqui milhões de anos vai ter gerações minhas futuro, né? Ed è come se ci fosse, l'essere umano si fosse separato da se stesso e nel ciclo delle generazioni, insomma, arrivarono tutti gli altri esseri umani. E deparar-me comigo mesmo, com todos os forma, com todas as coisas que passa e futuro, né? E quindi separato da me stesso e anche con tutte quelle forme che poi arrivano, passano attraverso il futuro. E esses primeiros pessoas, né, tiveram um contato muito profundo e fazer uma análise, né, assim, de o que vai ser de nós E futuramente. quindi queste prime persone avevano un contatto molto profondo con loro stesse e si fecero quella domanda: che cosa sarà, che cosa diverremo nel futuro? Solo un momento, Gianna, che voglio parlare con il mio che sta lì in frente perché sta brigando un pochino. Io voglio vedere che sta acontecendo. Esses primeiras pessoas, eles viram, né, assim, que no futuro íamos ter em vários aspectos de vida humana, seja na guerra, seja na doença, seja em assim,
desorientação, como não ter fé, né? Como disse, no futuro a gente ia esquecer da nossa fé, né? Quindi queste persone videro nel futuro che ci sarebbero state delle guerre, ci sarebbero stati dei problemi e anche dei disorientamenti legati alla perdita della fede, all'assenza della fede. E questi maestri del passato parlarono, então, come... Como sendo raiz, eu não posso deixar acabar o nosso geração, né? O nosso nossa vida como humano, né? E quindi i maestri del passato dissero: siccome noi siamo le radici, non possiamo permettere che l'essere umano, l'umanità muoia, finisca l'era umana. E falaram, e viram, né, se depararam com a natureza também, né? Que tudo o que estava em volta era como ele. Né? E quindi osservarono anche osservarono appunto la natura e videro che tutto era uguale, che non c'era una separazione tra l'essere umano e la natura. La floresta, a água, a terra, o ar, o fogo, tudo estava dentro dele, né? Quindi la foresta, l'aria, l'acqua, il fuoco, era tutto dentro nell'essere, nel nostro essere. E falaram, né? Então, quando eu terminar a minha jornada aqui, eu quero escolher, né? Ser alguma coisa che vai servire no futuro, né? E quindi loro, questi maestri dissero: quando finiremo i nostri giorni sulla terra, vou servir alguma coisa e futuro da minha geração. E quindi mi metterò a servizio per il futuro della mia generazione. Aí outro falou: eu vou ser uma planta che vai curar todas as doenças mais difíceis de ser curado, eu vou curar no futuro. E l'altro maestro disse: eu voglio tornare, tornerò come una pianta. Vorrei essere una pianta per curare tutte le malattie che ci saranno in futuro. E outro, eu vou ser uma água. E outro falou: eu vou ser uma terra. E l'altro disse: io tornerò come acqua. Vorrò essere acqua e l'altro ancora, e se io tornerò come terra, vorrò essere terra. L'altro falou: io vou ser una pedra, per lembrar che a nostra storia nunca acaba. A pedra, come a tutta la memoria, sta nas pedras. E l'altro disse: tu sarai come una pietra, tornerai come una pietra a testimoniare che la nostra storia, no, la nostra tradizione non. Non si romperanno, non muterà, non cambierà. E così si formò le prime medicine sagrate, né? Ed è così che si formò la prima sacra medicina. E oggi in dia, quando a gente va nella floresta, e oggi quando le persone vanno nella foresta, pega la medicina, a gente non semplicemente só pega, né? A gente conversa come fosse nostro avós, né? Nossos pais, nossos maestros antigos, né? Quindi le persone, gli indios, i popoli della tradizione, quando vanno a tomare la medicina, non vanno solo per prendere la medicina, ma sanno che vanno lì e vanno a comunicare con un loro antenato, il loro padre, il loro nonno, il loro figlio, che si è trasformato in medicina. E fala: io venho te buscar para curar alguém da família, né? O filho, o mamãe, o irmão che sta precisando. E quindi parla con la medicina e gli dice: io sono venuto qui per ricercare la cura per mio padre, o per me stesso, per mio figlio, per la famiglia. E da planta para quem sta precisando.
E essa planta chega feliz, né? Eu vou curar o meu geração, né? A planta mesmo chega feliz na pessoa. E quindi la stessa pianta è felice, perché dice, vedi, adesso mi metto a disposizione per curare le persone della mia famiglia, la grande famiglia che è venuta qua per chiedermi aiuto. E quando la persona riceve, né? Realmente ele recebe aquela, né, aquele carinho, aquela, tira aquele dor, né, aquela enfermidade, tira, sana aquele que está fazendo mal para a pessoa. E realmente a planta vai resgatando tudo o sistema, né, toda a memória corporal, a memória. Sim. Que não estamos só, né, estamos. Tutte queste piante, tutte queste memorie stanno con noi. Né? Quindi questa, quando la medicina agisce, agisce con molta cura, molto affetto, cercando di riequilibrare il nostro sistema e anche di riscattare tutto quello che è collegato alle nostre memorie antiche, le nostre memorie emozionali. È questo che e fa. Sì. Nós entende que as plantas, as plantas medicina são como nossa própria família, são como nós, né? E quello che loro intendono è proprio questo, che la pianta, la medicina è la come la loro famiglia. Mas também, claro, que não só tem planta boa na floresta, tem também plantas venenosas, né? Ma è anche chiaro che hanno coscienza e sappiamo che nella foresta non ci sono solo piante buone, ci sono anche piante velenose. Então, come esiste na vita umana, também a natureza, nesse começo teve também esse sempre confronto, né, da aquilo che vai fazer assim, não boa. E aquele che vai fare boa. Né? Quindi fin dall'inizio c'è sempre stato questo, quello che può fare una cosa buona o può fare il bene, quello che può essere una cosa errata e può non far bene. Então, assim a gente entende, sempre educou, né? Sempre fomos educado, né? A rispettare così la natura. E quindi c'è questa esigenza di porsi sempre con il cuore, con il rispetto verso la natura. Questa scienza che sempre noi aiutò a intendere come noi esseri umani, che noi non siamo così separati, siamo un corpo solo, una memoria. Perché la natura ci ha aiutato a comprendere che noi esseri umani non siamo separati dalla natura, da essa, ma siamo un solo corpo, un solo cuore.